1900 è sepolto vicino Bolzano. È voluto andare sulla tomba di Malinowski, sempre la Polonia che tornava nelle sue preoccupazioni. L'antropologia, cioè la scoperta della diversità degli esseri umani, delle organizzazioni sociali, dei modi di vivere in comunità delle persone, e l'attenzione, una curiosità enorme per queste cose. A me faceva molto pensare, chissà perché, a Chekhov. Quando Chekhov parla della piccola gente, che il problema del narratore è quello di capire come la piccola gente è travolta dalla storia, come reagisce ai grandi avvenimenti, alle grandi trasformazioni, alle grandi mutazioni. Quella che poi per Kapuscinski era soprattutto la storia delle vittime, non la piccola gente come zona grigia, diciamo, come diremmo in Italia, ma proprio la storia degli emarginati, delle vittime, di quelli travolti dalla storia, di quelli che la storia tende a massacrare in qualche modo. Un'enorme attenzione per questi margini, no? E anche una sorta di, a me pareva, di odio amore per l'Europa. L'Europa come qualcosa di chiuso, di stantio, di vecchio, di incapace di mettersi in rapporto con l'altro in modi nuovi. La sua curiosità per l'altro, ha scritto delle cose bellissime, anche teoriche, sull'altro, proprio come concetto antropologico e concetto filosofico, era proprio in una curiosità da europeo che voleva smantellare i pregiudizi dell'Europa nei confronti delle altre società. In viaggio con Erodoto credo che sia, da questo punto di vista, un piccolo classico. Il metodo di Kapuscinski era un metodo basato sull'attenzione e anche su rispetto. La curiosità e il rispetto, probabilmente, le due cose fondamentali. E quella piccola intervista che poi fu pubblicata da EO, che si chiamava "Il cinico non è adatto a questo mestiere", è in un paese come il nostro, dove i giornalisti raramente non sono cinici, non è di per sé un'accusa. Il cinismo può essere una difesa fondamentale nei confronti degli orrori della politica, degli orrori del mondo e degli esseri umani, insomma. Però certamente noi soffochiamo da un eccesso di cinismo, insomma. Mentre Kapuscinski dice: chi vuol fare il giornalista non può essere cinico, deve avere alla base una motivazione di tipo etico molto forte, una attenzione e rispetto per l'altro che deve guidare tutta il suo modo di cercare. Non a caso le cose che ha scritto sono servite soprattutto negli ultimi vent'anni dello scorso secolo, con due capolavori assoluti come Imperium e Ebano, sono serviti a farci capire la storia del Novecento e delle tragedie del Novecento, perché attraverso la fine dell'impero sovietico era anche però la storia in qualche modo del nazismo, la storia dell'Europa, il fallimento dell'Europa, insomma, dei progetti di socialismo, di rivoluzione, dell'idea di la possibilità di cambiare il mondo a partire dall'Europa. E l'altro, l'Africa, Ebano, che è una dichiarazione di attenzione, ma anche di in qualche modo anche un po' di entusiasmo per il futuro. Nella vitalità dell'Africa lui vedeva la possibilità che il mondo potesse continuare e potesse reinventarsi inventando modi nuovi di stare insieme, insomma, questo aspetto, e di nuovo si ricade anche qui nell'antropologia. Il segreto però è la scrittura, il segreto è il fatto che queste cose sono dentro le narrazioni. Da questo punto di vista credo che Kapuscinski può essere paragonato soltanto ai grandissimi scrittori che hanno fatto i giornalisti, non tanto ai giornalisti che hanno fatto poi romanzi e romanzetti come si usa soprattutto in questi ultimi decenni. Quindi in qualche modo ai grandissimi, agli Hemingway per esempio,
con l'amore e l'antipatia che magari è possibile avere per il modello Hemingway, troppo macio per noi oggi, però certamente Hemingway ha insegnato un sacco di cose a tutti e credo anche a Kapuscinski, cioè l'attenzione alla parola scritta, alla scrittura, alla possibilità, alla capacità di trasmettere agli altri quello che si è visto e quello che si è capito nei modi più diretti, più semplici possibili. In qualche modo il rispetto è che Kapuscinski dimostrava era anche per me lettore, per noi lettori, insomma, era l'aiutarci a capire con i modi meno imponenti, meno retorici, meno ricattatori possibile, con la chiarezza, con la spiegazione, con il racconto, mettendoci a contatto il più possibile diretto con l'altro, con le persone, con le vittime, con quelli che soffrono la storia e non quelli che fanno la storia come si dice di solito. Ecco. Ecco, per quanto riguarda il metodo, io ho assistito alla stesura in tutto il suo percorso, proprio dei viaggi in viaggio con Erodoto, nella sua casa, nel secondo centro di Varsavia, vicino alla Biblioteca Nazionale, dove adesso i varsaviesi stanno costruendo quello che si chiamerà il sentiero di Kapuscinski, cioè la strada del suo percorso, e questo percorso sarà da fare anche con Kapuscinski, diciamo anche con i libri di Kapuscinski, è un percorso molto curioso. E lì, ecco, abitava Richard Kapuscinski con la signora Alicia, e comunque io ho visto come lui si preparava alla scrittura. Accanto alla scrivania aveva un mucchio di libri che erano 140 prima di aver iniziato i viaggi con Erodoto, e quando gli ho chiesto quando ha deciso di smettere di leggere e cominciare a scrivere, ha detto che nel momento in cui ha ricevuto altri 20 libri sul tema che lui doveva sviluppare, ha detto non ce la faccio più, adesso devo iniziare, e poi per iniziare davvero ha chiamato il suo giornale, che è il giornale Gazeta Wyborcza del suo amico Adam Michnik, no? Con cui, cioè, è stato fra i fondatori di questo giornale, che è anche un fenomeno, e lui si è impegnato a scrivere a questo libro a puntate. Cioè, lui dice, per un giornalista sappiamo che la data è una cosa sacrosanta, cioè si sa che ci sono i suoi amici, i suoi colleghi per cui siamo responsabili, loro devono andare in stampa a una certa ora, dunque io assolutamente, se mi impegno a fare un pezzo entro una certa ora, lo devo fare e lo farò a tutti i costi, se anche dovessi morire proprio dalla fatica. E si è impegnato proprio a scrivere questa cosa a puntate, proprio per scrivere finalmente il libro, per impegnarsi, perché altrimenti sarebbe andata a non finire la sua fase preparatoria, la sua lettura. A parte questi libri che erano, diciamo, che gli permettevano di approfondire le questioni di Erodoto, di terre di cui parlava, e poi della figura di reporter che perché è una riflessione anche sulla figura del reporter, lui aveva sempre accanto alla sua scrivania una cosa immutevole, che sono stati più o meno, io conto, più di 1000 volumi di poesie. Cioè lui era l'unica cosa che non smetteva mai di leggere. Durante la scrittura dei suoi reportage sempre prendeva o questo o quell'altro poeta, non erano poeti fra i più famosi anche, erano dei poeti dei suoi amici della generazione, della sua generazione, che forse erano degli outsider di poesia. Comunque lui sempre ha ripetuto che questo gli permette di non ripercorrere, diciamo che la sorpresa, la meraviglia, lo stupore di fronte alle diverse possibilità di raccontare la realtà, e questa è la cosa che lui impara dalla poesia. La poesia era per lui una cosa assolutamente vitale. Poi lui ha cominciato dalla poesia, si è messo a scrivere quando non sapeva ancora che sarebbe diventato scrittore, ha scritto le prime due poesie dal ritmo che sentiva, sono state le poesie che poi le ha trovate una settimana dopo pubblicate su una rivista. Poi è stato chiamato dal grande poeta Tuvim, che è stato di cui Brodsky ha scritto nella prefazione del 78 del